Presidente Orfini, sulla legge elettorale, confronto con il Movimento 5 Stelle, come si deve procedere e se le indicazioni del Movimento 5 Stelle sono recepibili? Ma intanto è stato sicuramente utile il confronto, abbiamo registrato molte aperture da parte del Movimento 5 Stelle che dimostrano che qualcosa è cambiato, che finalmente hanno deciso di discutere nel merito scendendo dai tetti della Camera dove si erano asserragliati in questi mesi. Alcune proposte sono apprezzabili, altre meno, ma insomma noi vogliamo valutarle tutte quante, abbiamo solo posto un paletto evidentemente, che quelle proposte devono essere discusse anche con le altre forze politiche, noi vogliamo fare le riforme insieme a tutti e quindi discutiamo con tutti. Quindi valuteremo nelle prossime settimane, prima che la discussione della legge elettorale inizi al Senato, anche con le altre forze politiche le proposte del Movimento 5 Stelle. Speriamo che qualche passo in avanti si possa fare tutti insieme. Intanto, sempre a proposito di riforme, al Senato prosegue il cammino di quelle istituzionali, si vota la prossima settimana, ci sono delle sofferenze interne nel Partito Democratico, come si arriverà al voto della prossima settimana? Ma si arriverà intanto con una discussione evidentemente in Parlamento che è in atto in queste ore e cercheremo di votare tutti gli emendamenti e di discutere tutto quello che va discusso. Certo, ci sono stati presentati migliaia di emendamenti, il che non aiuta a fare in fretta questa riflessione. Per quanto riguarda il dibattito all'interno del Partito Democratico, noi andremo avanti a discutere nel gruppo parlamentare e nel partito, però mi sembra che abbiamo assunto una posizione chiara, l'abbiamo fatto discutendo tutti insieme. Naturalmente ci sono anche persone parlamentari del Partito Democratico che legittimamente hanno un'opinione differente, però credo che riusciremo tutti insieme a portare a casa le riforme. La prossima settimana c'è un appuntamento importante per quello che riguarda la vita del Partito Democratico, che è una direzione, e c'è da costruire il Partito della Nazione, come lo chiama sempre il Presidente del Consiglio. Qual è il lavoro da fare in quella direzione, cioè nella direzione della costruzione del Partito della Nazione? Beh, magari intanto iniziare a discutere anche tra di noi, non delle nostre divisioni interne, ma dei problemi degli italiani. Per fare il Partito della Nazione c'è bisogno di avere tutti quanti a mente che l'urgenza dei problemi del Paese è tale che non ci può consentire di sprecare troppo tempo in discussioni che difficilmente vengono percepite. Il nostro dibattito interno deve servire a rendere più forte il Partito Democratico e a confrontarsi non tanto sul posizionamento ma sulle idee che abbiamo per risolvere i problemi degli italiani. Mi sembra che ultimamente stiamo riuscendo a farlo, sicuramente in direzione faremo questo e speriamo di uscire con un Partito Democratico più unito e più forte.